Ha chiesto di parlare il deputato Di Stefano, Manlio Di Stefano. Articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Ora io mi chiedo quale unità nazionale stesse rappresentando il Presidente Giorgio Napolitano oggi nell'atto di convocare nel suo ufficio al Quirinale i tre capogruppo di maggioranza al Senato, il Ministro Quagliariello e il Presidente della Commissione Affari Deputato Costituzionali, Anna Finocchiaro, per dettare la Deputato linea sulla Di riforma Stefano, e la legge elettorale. Lei sa, non mi costringa a rileggere l'articolo 90 della Costituzione. Bene, grazie. Deputato De Lorenzis. Deputato De Lorenzis, aveva finito il tempo. Finisca, deputato Di Stefano, finisca. Su, state calmi, siamo tutti calmi. Deputato Di Stefano, allora facciamo così, deputato Di Stefano, lei conclude il suo discorso, si ricordi. Che oltre l'articolo che lei ha citato della Costituzione c'è l'articolo 90 della Costituzione, conclude il suo ragionamento. E io le ricordo che lei non ha il ruolo di ricordarmi quello che devo dire. No, io non sto dicendo quello che deve dire, sto dicendo quello che non deve dire. Che lei sa benissimo. Cosa avrei detto, Presidente? Che lei sa benissimo. No, cosa avrei detto? Conclude il suo ragionamento. Ha ancora un po' più di un minuto. Un minuto e 27 secondi. Mi chiedo quale unità nazionale si sta rappresentando nell'ignorare i gruppi politici all'opposizione e gli oltre 10 milioni di italiani che essi rappresentano. Mi chiedo in quale articolo della Costituzione sia assegnata al Presidente della Repubblica la responsabilità di proporre o forse dettare la riforma elettorale. E mi chiedo ancora con quale dignità PD, PDL e Scelta Civica possono accettare un tale svilimento del ruolo del Parlamento. Quando abbiamo deciso di diventare una Repubblica presidenziale? Quando abbiamo deciso di abdicare al nostro ruolo di deputati e delegare tutto a un monarca? Presidente, io prendo il rispetto di questa istituzione, del ruolo, e sarebbe bello se la stessa pretesa l'avessimo tutti. Non è possibile più tollerare una continua prevaricazione dei ruoli. Adesso basta. La funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo dice la Costituzione. Mettetevelo in testa. Grazie. Allora, poiché un articolo della Costituzione fa sempre bene, lo rileggo. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Alla fine li impareremo tutti uno ad uno. È iscritto a parlare il deputato De Lorenzis. Fatelo parlare. Presidente, c'è un richiamo al regolamento e viene prima di no, ogni altra. No, lei è iscritto a parlare, lo decido io se c'è un richiamo al regolamento qui. Allora, è iscritto a parlare il deputato De Lorenzis, dopo fate il richiamo al regolamento. Presidente, io prendo la parola perché anch'io trovo inaccettabile che il Presidente di questa Camera censuri preventivamente e a posteriori l'intervento di un deputato soltanto perché in qualche modo cita il Presidente della Repubblica, venendoci a leggere la Costituzione come se noi non la conoscessimo. La ringrazio. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Colletti per richiamo al regolamento. Deputati, vi richiamo ad un comportamento corretto. Vi richiamo ad un comportamento